Dopo il KO di Chioggia, la Massese si prepara alla difficile gara casalinga contro la Fortis Juventus, guidata dall'indimenticato ex Vitaliano Bonuccelli. La formazione di Borgo San Lorenzo sta facendo benissimo e per i bianconeri in emergenza non sarà facile. Tazioli, che nel post partita della gara con la Clodiense aveva neanche tanto velatamente chiesto rinforzi, ha ricevuto immediata risposta dalla società. Sono arrivati il giovane classe 1993 Giacomo Rosaia e soprattutto l'esperto Simone Del Nero, ex di Empoli, Brescia e Lazio, reduce da un'esperienza in Malesia. Queste le sue prime parole in esclusiva ai nostri microfoni. Spero di portare un buon contributo a questa squadra, perché comunque so che sono partiti molto bene, hanno dei valori e speriamo che, niente, che si riprendano comunque da questa, diciamo, parentesi un po' anomala che stanno passando con il mio aiuto. Ma io mi sono sempre allenato tutti i giorni in pratica. Mi dava una mano mio padre, poi ero con altri miei tre amici, ci allenavamo insieme alla Fossa, Ortonovo, dipendeva dalle situazioni. E niente, fisicamente ho bisogno comunque di ritrovare un po' le misure del campo, sai, allenarsi con i compagni, però ho sempre lavorato, e sono uno che gli piace lavorare tanto, sono uno stacanovista, quindi cerca sempre di tenersi in forma. Mazzone mi diceva una volta che in Serie A si usano la testa e la terza, in Serie B si usa la testa e le gambe, in Serie C le gambe e gambe, quindi figuriamoci in dilettanti nazionali. Ci saranno sicuramente difficoltà anche qua, sperando di passare. Però di solito ho sempre giocato esterno, sinistro, esterno, destro, l'attacco. Ho fatto anche la mezza punta, però preferibilmente se devo scegliere mi piacerebbe giocare sull'esterno. Ma sì, guarda, è una persona, mi ha impressionato molto la sua serietà, quindi non ci ho messo tanto a... Ti ripeto, non è un fatto economico, non è niente. L'ho fatto più che altro perché ho visto che è una persona seria, mi hanno cercato, quindi gli ho dato una risposta positiva. E niente, spero di dare soddisfazione e poi niente, vedere se il prossimo anno si ripeterà un'annata con la Massese.